sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, un video un po' non particolare, però per quanto riguarda per il mio canale, non è un video che ci azzecca molto, insomma, nel mio canale. Come sapete, faccio cose un po', sì, faccio di tutto, tra trucchi strani, unghie, vlog, insomma, tutte queste cose così, e non ho mai fatto un video di questo genere. E ci avevo pensato già un pezzo fa di farlo, dico perché no, alla fine è una cosa che mi piace fare perché a me mi piace molto mostrarvi le cose, è una cosa che mi piace veramente tanto, come quando faccio gli acquisti su Passione Unghie oppure non so, dei cinesi o in qualche altro negozietto. A me, io sono un tipo che a me mi piace molto mostrare le cose, quelle che compro, mi piace veramente tanto, tanto, tanto. E come avete capito dal titolo, farò un video dove vi mostrerò i miei giochi della PlayStation 2 e della Wii. Della Wii non ce n'ho tantissimi, beh sì, Dio mio, ce n'ho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, quindi non ne ho tantissimi, ma per la PlayStation 2 ne ho veramente tanti. Prima di farvi vedere, vi dico una cosa, che praticamente dalla PlayStation 2 stiamo passando, che da PlayStation 2 stiamo passando al PlayStation 4. L'ho comprata io e la mia famiglia insieme a Roberto, insomma, abbiamo comprato la PlayStation 4 come regalo di Natale per mio figlio. Oggi pomeriggio, oggi è sabato, questo video infatti non lo vedrete oggi perché ho paura, siccome lui guarda YouTube, mio figlio ogni tanto, gli può capitare, se lui va a vedere i giochi da PlayStation, proprio che gli può capitare questo video e dopo vedrà cosa gli ho fatto per Natale. Perché lui voleva sta benedetta PlayStation 4, io alla fine anche perché comunque mi piace. E quindi questo video lo vedrete penso lunedì se riesco a caricarlo o se no lo vedrete prossimamente, insomma non so quando, penso lunedì, però non sono sicura, quindi quando lo vedrete insomma. E io già questa mattina io ho impacchettato un regalo e tutto e oggi pomeriggio vado a comprare con Roberto un giochetto. E vado a comprare Horizon, non so se lo conoscete, è un gioco di questa ragazza che praticamente deve uccidere, ammazzare praticamente questi mostri, animali elettronici, insomma, molto molto bello, anche la grafica è stupenderrima, stupendissima proprio, e dopo anch'io non vedo l'ora poi di giocarci, insomma, insieme a lui. E un'altra cosa, io fin da piccola, io e mia madre, cioè io e mia madre siamo molto tecnologiche, a me la cosa tecnologica mi piace molto, tipo telefoni, televisori, computer, infatti i computer sono una bestia ad usarlo per dirvi, nel senso che comunque so abbastanza cose, perché comunque lo imparate anche sempre da sola, poi dopo certo se qualcuno ti dà un aiuto ovviamente dici guarda di andare qui e là, alla fine dopo lo impari, lo sai come va, come funziona e via, il gioco è fatto. E abbiamo giocato sempre, io a 3 anni stavo davanti al computer, stavo giocando con un giochetto per dirvi, mia madre non ce la faceva superare a questo livello, mi ha detto Greta vieni ad aiutarmi, vedi un po' se ce la fai tu, a 3-4 anni, cioè avevo 3-4 anni, vi rendete conto? Sono andata lì in 2 secondi e l'ho fatto per dirvi. In più con la PlayStation abbiamo giocato con un gioco che sinceramente non mi ricordo che gioco era e siamo arrivati, perché abbiamo fatto una gara con altri concorrenti, siamo arrivati seconde o terze, adesso non mi ricordo. E siamo state molto contente di questa vittoria, diciamo, comunque siamo arrivati o seconde o terze, non mi ricordo. Comunque va bene, detto questo. E in più, se vedete qualche CD, non proprio scassato, non è che è scassato perché mio figlio non è ordinato per niente. Ci sto provando di rimettere a posto i miei giochetti tuoi. Io fin da piccola i giochi della PlayStation l'ho tenuti sempre ad hoc, cioè ci tenevo, appena finito un gioco lo levavo dentro la PlayStation, lo mettevo dentro la custodia sua, invece mi fiola in casino. Vabbè, niente, bando alle ciance. Dopo che vi ho spiegato un po' tutto questo, quindi apposta questo vi faccio vedere tutti i giochi che ho della PlayStation 2 e anche della Wii, visto che ci sono, faccio anche quelli della Wii. E dopo si passeranno quelli da PlayStation 4 che costano parecchio, però vabbè. E quando sarà, poi vi farò un altro video quando comprerò mano a mano vari giochi della PlayStation 4. Rifarò un altro video come questo, però ci vorrà molto molto tempo prima che lo farò, quindi niente, tenetevi pronti perché non so nemmeno quanto durerà questo video e cerco di non soffermarmi troppo in quel gioco, cerco di spiegarvelo più breve possibile, adesso vedo come fare e niente, per stringere un pochino, insomma, e vi lascio a questo Eccoci qua. video. Allora, come prima cosa vi faccio vedere, aspetta, coso un attimo il cavalletto che lo metto proprio giù, ecco, si vede anche il mio alberello qua dietro.
Ovviamente adesso è spento perché giorno, comunque, bando alle ciance. Iniziamo subito col farvi vedere i giochi della Wii, dato che sono quelli più pochi. Allora, cominciamo, vedete già questo qui sbregato, manco. Ah no, si chiude, strano. Questo qui è Mario Party 9, questo qui è usato, e infatti qui c'è anche il prezzo che invece è 34, l'avevo pagato 31 euro, che è questo qua. Questo bellissimo gioco, a me mi piace veramente un sacco. A giocare insieme a mio figlio con questo gioco qua. È molto bello, ci sono vari livelli che dovete fare. Questo qui lo batto sempre a William non ce la fa battermi su questo. Questo invece mi batte William. Comunque molto carino, è d'avventura, ci sono i vari insomma, ci sono i vari, come si può dire, livelli che devi fare, c'è anche tipo una pista che devi cercare di prendere più stelle possibile, insomma. Con dei dadi, insomma, molto bello, mi piace veramente questo. Questo qui della Wii ve lo consiglio proprio. Questo ve lo consiglio. Poi della Wii, ho questo che è di mio figlio, ovviamente. Cioè, sono tutti di mio figlio alla fine, però ci gioco anch'io su quelli che mi piace, ci gioco anch'io. Che è Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, si dovrebbe chiamare così. Questo qua, di questo non ve ne parlo tanto perché alla fine è le solite robe dei Dragon Ball che fa vedere, eccetera, eccetera, combattimenti, lo sapete. Questo. Poi abbiamo un altro gioco della Wii che è Super Mario Bros. Questo qui è molto carino, d'avventura di Super Mario, insieme a Luigi. Poi è carino quando dobbiamo prendere Yoshi, che ci capita Yoveti, che nasce Yoshi, molto carino, io lo prendo sempre. E andate sopra Yoshi e vi porta lui, insomma, in giro. È molto molto bello questo d'avventura, senza che ve lo sto a spiegare, ormai lo conoscete tutti. Poi ho questo gioco qui che Willa gli piaceva, a me boh, mi pare tanto stupido, è di Wario, WarioWare Smooth Move, di Wario che sarebbe il clone di Mario, tipo, non lo so, in versione cattivo, boh, questo qui, che devi essere molto veloce a fare tutti questi tipi di cose, dei livelli che devi fare, tipo non so, vedi gira con la macchina, fare su e giù. Boh, insomma, tutte queste robe così, ma a me non è che mi dice niente. A lei piace, ma è una roba proprio tutto veloce, messa in treccia negli occhi, a me vabbè. Questo è un pure molto bello di Mario, io vado pazza per Mario. E c'era anche un giochetto della Nintendo, mi ricordo tanti anni fa, di Yoshi, che volevo dire, se lo trovavo della Wii lo compravo subito. Comunque, questo è Super Mario Galaxy 2, questo molto bello pure, d'avventura. Molto molto bello. Dopo la fine devi ammazzare i mostri, solite cose, trick e ballacche, insomma. Dopo lui pure si può trasformare. È molto bello che fa vedere Galaxy, infatti l'universo quando lui deve andare da un altro mondo va tipo in una specie di stella che lo spara, tipo cannone, va dall'altro mondo, bellissima la scena, è bello tanto, questo ve lo consiglio. Poi abbiamo ovviamente Mario Kart, questo molto bello, mi piace molto, delle macchinine che devi fare le corse o le gare sia anche con gli altri giocatori del PC, ovviamente è molto bello questo, anche questo ve lo consiglio. Poi abbiamo questo qui, è che Bakugan Defenders of the Core The Wii, ovviamente sempre robe di ammazzamenti, combattimenti, draghi, cazzi ammazzi, tipo Pokémon, buona roba del genere, cose di mio figlio, tutti chiusi. Ah no, questo è Bleach Shattered Blade, vabbè. Questo gioco qua, che William poi ci ha giocato pochissimo, tipo una specie di Tekken 3, proprio alla lontana proprio, che Tekken 3 è tutta un'altra cosa. Questo qua. Poi abbiamo Zelda, questo ve lo consiglio, è stato molto difficile e bellissimo, è la leggenda di Zelda Twilight Princess, che poi qui fa, ti fa vedere qui lui, qua fa vedere il lupo, che lui si trasforma in lupo. È bellissimo, molto d'avventura, difficilotto, non è molto semplice da fare. E questo qui l'abbiamo finito. È stato molto bello, ve lo consiglio. Poi abbiamo Brave a Warrior's Tale, questo molto carino d'avventura. Questo indiano qui che sta insieme a questo amichetto suo, è maschio, mi pare, è una femmina, boh, non lo so, dovrebbe essere un maschietto. È d'avventura, molto molto bello. Questo è nuovo, l'abbiamo preso, ma sempre un pezzettino fa, ancora lo dobbiamo finire. Perché poi ce l'ho, mi pare, anche della Play, può essere, o mi sbaglio io? Non lo so, dopo rivedremo. Comunque questo ve lo consiglio, molto molto bello. Cerco di andare un po' più veloce, sennò. Poi abbiamo Super Mario Galaxy, questo è il primo di quell'altro, quell'altro era il secondo. Sempre d'avventura, le solite cose, insomma, eccetera eccetera. Poi abbiamo
Donkey Kong Country Returns, anche con Donkey Kong ci giocavo molto con la Nintendo, molto molto bello, questo è stato molto carino, mi piaceva veramente molto anche questo, ovviamente anche questo d'avventura, semplicemente stupendo. Poi abbiamo un altro Bakugan Battle Brawlers, questo pure delle palle, sempre tipo Pokémon, penso, dei combattimenti, queste robe così, faccio vedere anche dietro, queste robe qua, insomma. E della Wii per adesso, penso che l'abbiamo finito, io solo... Sì, ho solo questi qua. Passiamo adesso ai giochi per quanto riguarda la PlayStation 2. Allora, abbiamo ovviamente Crash of the Titans, dei Titani, insomma, questo molto bello, ve lo consiglio d'avventura, ovviamente Crash avventuroso. Molto bello, le solite cose, per chi conosce Crash sa com'è. Che poi lui monta anche sopra i Titani, che li può smanovrare lui, molto molto bello, questo ve lo consiglio. Allora, mettiamo qua. Poi... Ovviamente, ovviamente Spyro, Spiro, il draghetto che ci giocavo tanto da piccola, mi manca il CD1, il numero 1 era stupendo. Questo è Telege on Spyro, scusate, l'alba del drago, questo è stato difficilotto tanto, ma ce l'abbiamo fatta a finire Lewilia, che praticamente lui inizia che è stata solo alla fine va insieme a lei, l'altra draghetta, insomma, non mi ricordo adesso come si chiama lei. Ah, Cineria, Cineria. E niente, che diventa amica di Spyro. Loro sono messi insieme con la catena che praticamente non si possono liberare. Quindi, se gioca, se vuoi, giocate anche in due. Quindi, uno fa Spyro, uno fa Cineria. Insomma, molto, molto bello. Questo pure ve lo consiglio, anche se è molto difficile da fare. Ma ce l'abbiamo fatta con la tenacia, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto, cioè, ci siamo riusciti a finirlo il livello. Poi abbiamo calma, Greta, calma. Abbiamo quest'altro gioco qui che si chiama Chicken Little, questo è molto carino, vedete PlayStation 2, molto carino questo avventuroso, anche questo alla fine è stato un po' difficilotto, soprattutto quando c'erano gli alieni di mezzo, alla fine non so qual era, qui non c'è adesso, però molto carino, anche questo ve lo consiglio, molto simpatico e molto carino. Poi abbiamo, ah, io questo abbiamo del cacchio, allora... Poi abbiamo Fighting Fury, questo tipo Tekken 3 ed è una somigliata praticamente. De lotta che devi combattere contro l'avversario, dare pugni e cazzotti, bastonate, insomma questo. Poi abbiamo, questo ve lo consiglio, è stato molto difficile, pure questo l'abbiamo finito, Le Cronache di Narnia, se vi ricordate il film che era Il Leone, la Strega e l'Armadio. Eccolo qua. Questo è molto bellissimo, però è stato molto difficile, cioè non è stato... Tanto semplice farlo, ma è stato bellissimo questo anche. Questo ve lo consiglio, Narnia. Poi abbiamo Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Questo molto carino. Questo mica mi ricordo se l'abbiamo finito, mi sa di no. Harry Potter, insomma, sai, sono tutte cose di magia. Chi è che non conosce ormai Harry Potter? Quindi questo anche ve lo consiglio, molto bello, mi piace. Ma poi Harry Potter, sono una grandissima fan di Harry Potter. Poi abbiamo Spider-Man Regno delle Ombre. Questo perché piaceva a William. Ovviamente deve sconfiggere i cattivi, deve sconfiggere lui, l'altro Spider-Man, quello nero cattivo. Penso che era quello cattivo questo. Questo qui. Cioè praticamente questo consiglia solo i giochi che piacciono a me. No, questo non è niente che è il DVD del Re Leone, non c'entra niente. Questo, vedete, c'è mio figlio. Ci tiene tanto le cose sue. Ah, ecco cos'era. Questo è un altro gioco che è Ghost Hunter, tipo di Mazzai Fantasmi. Ma come ricordo questo gioco? Non so nemmeno se lui l'ha giocato mai. Poi abbiamo un altro Dragon Ball Z Budokai 3. Questo sempre Dragon Ball. Io per gli appassionati comunque ve lo faccio vedere se qualcuno lo vuole comprare, vuole acquistare. Ecco qua. Poi abbiamo Crash il mondo sui... No, scusate, Crash il dominio sui mutanti. Questo pure è molto bello. The Crash l'ho presi tutti, anche The Spyro, solo mi manca sempre Crash 1 e Spyro 1, ma non è facile trovarli. Ovviamente Crash sempre avventuroso, molto carino questo, ve lo consiglio, ovviamente. Poi abbiamo Dragon Ball Z, Infinity World, questo qua, sempre combattimento, ormai lo sapete. Poi abbiamo... Un altro Crash Twin Sanity, questo è stato molto carino, molto molto carino questo, mi è piaciuto veramente tanto, che c'è la nipote, questa De Luca, mezzi matti tutti e due, molto carino e simpatico.
E ve lo consiglio. Poi Dragon Ball Z Budokai, eccolo qua, c'è anche questo, di Dragon Ball pure ne ha 80.000, adesso neanche la presa C4 sicuro avrà un Dragon Ball, sicurissimo, non se lo farà perdere sicuramente. Questo non si sa cos'è. Vabbè, ci abbiamo Spyro Year of the Dragon, questo qui che era il secondo mi pare, è uscito il terzo, non mi pare il secondo, di Spyro, molto bello. Ah, ecco, infatti vedete, ho Brave della PlayStation 2, Alla ricerca di spirito danzante. Questo è il primo che avevamo preso dalla PlayStation. Poi abbiamo preso quello che ho fatto vedere prima della Wii, che è sempre d'avventura, molto bello. Questo l'abbiamo finito. Ve lo consiglio, sti Brave, perché è d'avventura, molto molto carino. C'è anche l'azione, comunque. Questo abbiamo preso, ma una cagata. Il libro della giungla, il ballo della giungla, che devi solo ballare e basta. Invece era bello se lo facevano d'avventura. Era più carino. Vedete qui balla, dopo qua ci stanno tipo i comandi, dove devi andare con le frecce. Non ve lo consiglio, per i fioli, per i bambini piccolini, gli piace, allora sì, ma... Allora, Fievel sbarca in America, questo è stato molto carino, a me anche il cartone mi faceva impazzire, non so quante volte l'avrò visto. E anche il 2 ho visto del cartone, molto bello, d'avventura, molto carino, mi piace veramente tanto, questo anche ve lo consiglio. Semplice, non è tutto sto difficile. Poi ovviamente abbiamo Lara Croft Tomb Raider Legend, che io mi comprerò sicuramente per PlayStation 4, Tomb Raider, quello nuovo, insomma. Questo qui, ovviamente Tomb Raider, sapete tutti, non è tutto sto semplice da fare, però molto molto bello Tomb Raider, a me piace veramente tanto, da impazzire, la amo proprio. Poi il film l'ho visto tutto, quello che, qua Angelina Jolie che interpretava Tomb Raider, proprio l'adoro, adoro proprio Tomb Raider, Lara Croft, adoro proprio. Poi abbiamo Peter Pan, la leggenda dell'isola che non c'è. Questo anche penso, per i bambini, questo è d'avventura, molto carino, molto semplice da fare comunque. Giochi molto sempliciotti, insomma. Ve lo consiglio se avete qualcuno, qualche bimbo, quello è molto carino. Poi abbiamo della Marvel, e alla Grande Alleanza c'è sempre Spider-Man, quest'altro che dai non mi ricordo come si chiamano, questi. Sempre dei combattimenti, azione, eccetera, eccetera. Poi abbiamo ovviamente Spyro Hero's Tale, bellissimo, questo ve lo consiglio. Ve l'ho detto di Spyro, pure l'ho preso tutti. Molto bello. Per chi conosce il draghetto Spyro, Spyro, si dovrebbe di Spyro, però lo chiamo Spyro per far prima, non è meglio. Per chi lo conosce comunque è proprio il top di gamma dei giochi, comunque come Crash, dai ragazzi, c'è, se poi di niente di Spyro. Poi Godzilla, mio figlio, del combattimento. Che devi ammazzare gli altri dinosauri, insomma, un dinosauro adesso, un mostro, quello che è, combatti con altro, poi ammazzi la gente, no, la gente, la città distrugge, pare che le persone non ci sono qua, boh, non ricordo. Questo è stato carino, l'ispettore Gadget, che io vedevo anche il cartone, vi ricordate l'ispettore Gadget che si trasforma in qualsiasi roba lui? Molto bello, avventuroso, carino, mi è piaciuto, molto carino. Poi abbiamo... Questo qui, vabbè, non ve lo consiglio, Dalmatian 3. Pure questo pensavo che era d'avventura, invece questo devi fare... Questo per i bambini, cioè ve lo, non ve lo consiglio, ovviamente le persone grandi, ma se lo comprano, ne penso, immagino. Però, ecco, insomma, per i bambini così è molto carino, vedete, dovete fare i puzzle. Insomma, tutta roba di puzzle, più o meno, queste robe qua. Poi abbiamo Jackie Chan Adventures. A me questo non mi piace, non ci ho mai capito niente, sinceramente, l'ho preso mio fiolo, quindi non ve lo consiglio. Poi può essere, è tipo fumetto, esatto, poi può essere che qualcuno di voi può essere che piacerà se giochi un po' così strani. Poi abbiamo Dragon Ball Z Budokai Tenkai o Tenkachi, come si dice, 2. Eccolo qua, per gli appassionati. Lo faccio vedere, dietro così. Ok. Questo qui niente, è un gioco del PC dei cani, vabbè. Niente, il CD di Nemo. Aiuto, stavo a strabalta tutto. Aspetta che sono storta. Scusate, ci sono. Poi abbiamo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Tenkai, come si chiama? Questo dovrebbe essere il primo del Budokai. Eccolo qua. Poi abbiamo Harry Potter e la pietra filosofale. Questi di Harry Potter comunque ve li straconsiglio perché sono molto belli. A perché piace questo genere qua di magia, stregoneria, robe, insomma così. Poi abbiamo un altro Dragon Ball Z Budokai 2, ecco questo è il 2. Ce n'ha pochissimi lui di Dragon Ball, sia della Wii che della Play, proprio pochi.
Proprio pochi ce ne ha lui. Poi abbiamo, ah, questo qui è stato carino, l'abbiamo finito molto bello, d'avventura. Tac e magia Juju. No, Tac e la magia Juju. Juju, vedete qua, Juju. Molto carino questo, d'avventura. Molto simpatico anche lui. Si può travestire da gallina, cavalcare il rinoceronte. È molto carino, d'avventura. Ve lo consiglio, molto bello. Ovviamente abbiamo Spyro e Enter the Dragonfly. Eccolo qua. Poi, come sapete tutti, perché appassionati di Spiro, è anche difficilotti i livelli. Poi abbiamo Stuart Little 3 Photo Adventure. Questo è molto carino anche per qualche bambino. Beh, anche una persona grande ci può giocare perché è veramente, veramente carino questo. È stato carinissimo d'avventura. Poi abbiamo Il Signore degli Anelli, Le Due Torri. Questo qui l'ha già giocato, ma non l'ha finito. E non ci gioco perché non è che mi piaceva più di tanto, sinceramente. Però, che piace sta roba dei combattimenti, guerre, cazzamazzi. Oh, gli piace, lo prende. Questo è stato molto carino. Agent Ugo Robo Rumble. Molto carino. Temporalmente va sopra lo skateboard, avventura, azione, insomma, sarà sta roba qua. Io giocavo con una specie di Ugo, sempre da play, mi pare uno. Che però adesso non mi ricordo, era molto più bello, mi piaceva molto di più. Poi abbiamo PES 6 Pro Evolution Soccer, ma mio figlio non ci gioca più. Ci giocavamo con Roberto una volta, anch'io Roberto, ma lui la roba di calcio, roba di guerra, non gli piace. Questo. Ovviamente abbiamo Rayman 3, questo l'ha sbregato mio figlio. Hold'em Havoc, questo è molto carino, l'abbiamo finito. Infatti lui voleva Rayman per la PlayStation 4, ma non l'abbiamo trovato. Rayman Legends si chiama. E alla fine ha optato per Horizon. Questo. Poi abbiamo Mostri contro alieni, questo qua. Questo sì, è carino, non è male, non è malvagio, è molto carino come giochino. Ovviamente abbiamo Crash Tag Team Racing, bellissimo, questo delle macchine. Di corsa. Non so se così si vede. Ah, ecco. Bellissimo, abbiamo quasi finito. Poi abbiamo questo difficilotto, però è molto bello. Arthur e il popolo di Minimay, questo pure l'abbiamo finito. Non so se avete visto il film, l'ho visto il film, è stato molto bello anche il film. Ve lo consiglio, anche se è molto difficile. Abbiamo Dragon Ball Z, vabbè, qui c'è sto fregno, lasciate perdere. Per gli appassionati di Dragon Ball. A parte ormai avete tutti i PlayStation 4, 3, ormai la do, ciao, però vi faccio vedere lo stesso. Poi abbiamo Stitch Esperimento 626, questo mi era costato 4,98, pensate. È d'avventura, sì, carino, non mi fa tanto impazzire, però non è male, insomma. Ovviamente poi abbiamo Final Fantasy X10, difficilissimo, non ce l'ho fatta mai finirlo io questo. Questo ovviamente io ci giocavo, mio figlio non l'ha mai toccato, non l'ha mai visto, non mi piace questi tipi di giochi qua. E non ce l'ho fatta finirlo ancora. I Fantastici 4, questo. O sapete ormai la storia di loro. Uno cos'è terra, uno fuoco, un'acqua, che cacchio era? Quelle robe lì. Sempre un tipo che viene e salva il mondo, penso. Questo molto carino, Bug e le 8 cacce di amici. Io ho visto anche il cartone, l'1, il 2, il 3, quante cazze ne erano usciti, insomma, l'ho visti tutti, molto carino. Mi è piaciuto veramente tanto, è molto facile anche a giocarci una cacchiata. Poi abbiamo il penultimo gioco, The Legend of Spyro The Eternal Knight. Questo è stato stupendo. Dove qui c'era, mi pare. Non so se era qui, ce n'erano. No, non era qua, pare. No. Che dopo la fine di ammazzare il maestro delle ombre, insomma, molto bello. Questi di Spyro non è facile per niente, vi dirò. E l'ultimo gioco, sempre di Spyro, che si chiama The Legend of Spyro A New Beginning. Ecco qui dove c'è Cineria. Quella draghetta che l'ho fatta vedere prima, che qui prima su questo gioco qui era cattiva. Infatti, vedete, era grande qua. Non so se aveva preso una maledizione o qualcosa, perché alla fine era buona, è buona lei. E Will l'ha ammazzata, è diventata cucciola tipo come lui, e alla fine è diventata amica. E dopo hanno fatto l'altro gioco che vi ho fatto vedere, che sta insieme a Cineria, lei che è cucciola, insomma, come lui, che è piccola come lui e che è buona. Questo pure è stato difficilotto.
Niente, questi qui sono i giochi sia un po' miei, misti di mio figlio, insomma, per la PlayStation 2 e anche per la Wii, per quanto riguarda la Wii. Io spero che comunque vi sia piaciuto, ma potete mettere sotto, se vi è piaciuto il video, comunque mettete mi piace, sotto nei commenti mi potete dire qual è stato il vostro gioco preferito, quelli che conoscete, quelli che non conoscete, o quelli che avete, mi potete scrivere sotto i commenti, quello che vi piace giocarci, insomma, vedete voi quello che volete scrivere sotto i commenti. E niente, quindi fatemi sapere sotto nei commenti. Oggi è sabato, è sabato, sabato, lo sapete. Vabbè, niente. E, no, oggi è sabato, sì, per me, per voi non lo so, ne manco per me perché non so sto video quando lo caricherò, quindi ok, ormai le feste finite, eccetera, eccetera, eccetera. E niente. E niente, spero comunque vi sia piaciuto. Dopo più in là, ovviamente, dato che adesso ci siamo fatti la PlayStation 4. Quando sarà più là che arriverò tipo al numero dei giochi, così farò un altro video di questo genere. Niente, io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!